Ciao, benvenuti nella cucina di Guido. Oggi andiamo a fare un bel secondo di pesce. Oggi propongo di fare una bella oratona al cartoccio. Andiamo subito con tutti gli ingredienti, quei pochi ingredienti però veramente che danno un gusto molto particolare a questo tipo di pesce. Ok, sono pochi ma buoni. Andiamo subito con il procedimento. Gli ingredienti di oggi sono pochi ma buoni, soprattutto questa bella orata. Questa è una bella orata pescata dal sottoscritto. Il sottoscritto, oltre ad avere la passione per la cucina, c'è anche la passione e l'hobby per la pesca. Guardate che bella, una bella orata di mare sui 600 grammi. Allora, una bella orata del limone, un mezzo bicchiere di vino bianco, del sale, olio extravergine, del prezzemolo e dell'aglio. E poi abbiamo già preparato il cartoccio per fare la copertura per la orata fatta al cartoccio. Ecco qua. Andiamo subito con il procedimento. Allora andiamo subito a mettere gli ingredienti dentro all'interno dell'orata. Allora mettiamo del prezzemolo. Se io non l'ho trito, così dopo è più facile da toglierlo. Ci mettiamo dentro un paio di fettine di limone. Andiamo a salare. E ci mettiamo un goccio d'olio. Allora, per quanto riguarda l'orata a cartoccio, possiamo aggiungere anche delle olive nere, dei capperi e dei pomodorini. Questa è la mia ricetta, la preferisco in bianco. Ok, andiamo a metterla dentro al cartoccio. Io ho preparato una teglia più o meno le dimensioni che ci va da dentro l'orata. Poi ho fatto uno strato sotto di carta argentata. E poi dopo ho messo il foglio di carta da forno, perché chiaramente non si può mettere sul foglio di carta argentata. Prendiamo l'orata, già condita all'interno, andiamo ad adagiarla all'interno del cartoccio e ci mettiamo un altro po'. Allora, prima all'interno mettiamo anche un paio di spicchi d'aglio, così ci dà molto più profumo. Poi ci mettiamo un po' di prezzemolo sopra. Un paio di spicchietti d'aglio all'esterno. Come vi dicevo prima, andiamo a salare anche la superficie. E poi ci vado ad aggiungere un goccio di vino bianco, che questo qui mi serve una volta che è evaporato dopo l'alcol del vino, rimane quel po' di sughetto sotto che serve dopo diciamo, per condire l'orata quando viene pulita. Ok, allora l'orata è pronta, adesso andiamo a chiudere il cartoccio. La chiusura è di una facilità abbastanza facile. Vedete? Voi fate tipo una caramella. Fate in modo che non esce il liquido. Ecco qua. E poi andiamo a sigillarla con la carta stagnola. Vedete? Così tutti i sapori rimangono all'interno. Adesso l'andiamo a infornare, forse così si vede meglio. Guardate, è pronta. Andiamo a infornare a 180 gradi almeno per una mezz'ora. Ecco qua, abbiamo tirato fuori l'orata, è stata in forno con circa 40 minuti.
Adesso andiamo a aprire il cartoccio, ancora fumante. Wow, che profumo! Ecco qua. Guardate che bel sughetto che c'è sotto, eh? Aspetta. Ok, adesso andiamo a mettere nel piatto e la puliamo. Allora, ecco qua. L'orata è pronta. Adesso andiamo a pulirla. Testa, che poi nella testa ci sono i guancialetti belli molto saporiti, e poi andiamo a togliere il primo strato di pelle. L'orata è stata pulita, sfilettata e tutto. Adesso io ci metto un po' di, ancora un pochettino di sale perché l'ho assaggiata, poi ci metto un po' di prezzemolino. Fate questa ricetta perché veramente poi l'orata è un pesce molto pregiato, quindi mettiamoci una fettina di limone. Io ci metto un goccio d'olio a crudo, a me piace mangiarla così. Ed ecco qua, questo è il piatto di oggi. Orata a cartoccio, pulita, sfilettata, tutto. E poi aggiunto un po' di olio extravergine a crudo, un po' di prezzemolo e un altro pochettino di sale. Adesso andiamo subito all'assaggio. Siamo arrivati al termine del piatto. Eccolo qua. Questo è il risultato dell'orata a cartoccio. Io l'ho pulita, l'ho sfilettata e l'ho condita con un goccio di olio extravergine, un po' di prezzemolo e ho aggiunto un po' di sale. Poi io ci metto anche un pochettino di limone perché mi piace quel pochettino di gusto al limone. Voi dite, ma se è fatta al forno metti limone? Certo, quando una volta che è raffreddata l'orata io aggiungo un goccettino di limone, giusto per dargli quel gusto un po' particolare. Adesso andiamo a assaggiare, che dite? Comunque fate questa ricetta, potete sostituirla anche con un bel branzino, eh? Buona! Questo è il piatto di oggi. Se vi piace, iscrivetevi al mio canale, La Cucina di Guido. Evidenziate sempre sulla campanellina per essere sempre aggiornati. Fate questa ricetta e fatemi sapere sotto ai commenti come è venuta la vostra o il vostro branzino o la vostra orata. Ok, ci vediamo alla prossima e ciao!